I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 26.08 CIR e 15.04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. Buongiornissimo! Come sempre siamo qui, siamo pronti per entrare nelle vostre case, un pochettino assonnati, sono le 9:50 della mattina, ma siamo già al secondo caffè che ci ha tirato su. I consigli sono già pronti, come sempre sono pochi, selezionati, ma molto importanti per l'estrazione che ci sarà proprio questa sera. L'avete già visto? Che c'è? C'è Lio, ciao! Ciao Arianna, ben ritrovata, buongiorno a te in studio, buongiorno a tutti coloro che stanno seguendo la diretta del 24 settembre, prima diretta di questa giornata, perciò attenzione perché abbiamo dei consigli importantissimi, pochi consigli, i migliori per quanto riguarda questa nuova estrazione, undicesima del mese di settembre. Già ci siamo visti ieri sera, ieri pomeriggio e già vi abbiamo portato delle informazioni assolutamente importanti, ma è chiaro che questi 40 minuti sono dedicati anche agli amici, alle amiche che magari ieri non hanno potuto seguirci, perciò attenzione perché sino alle ore 10:30 voi avrete delle possibilità. E allora, visto che siamo in piena giornata d'estrazione, visto che molte amiche appunto devono anche eseguire le faccende del giovedì mattina e magari vogliono avere un consiglio importante, io mi reco subito in redazione per darvi una possibilità importantissima. Dobbiamo assolutamente valutare il Bari e Roma. Già abbiamo parlato ieri del numero 13, importantissimo perché la condizione è una condizione rarissima, è la condizione più per quanto riguarda i numeretti isotopi. Allora attenzione perché questa formula, questi due ambisecchi con il numero 13 diventano i due ambi importantissimi per quest'oggi. Nel portale avrete anche lo speciale 89 di Marco e visto che è una chiamata unica, il 90 con un ambo e un terno secco, ma è importantissima la formula del 13 di Bari e Roma, perciò andiamo in redazione per capire il perché questa formula diventa veramente la più importante, la principale per l'estrazione di quest'oggi. Seguitemi, grazie. Molto, ma molto bene, iniziamo alla grande con l'8934 9494, ripeto 8934 9494. Dopo il tasto 3 voi avrete la possibilità di avere in primis i due ambi secchi con il 13 a Bari-Roma, avrete i due ambi con l'89 e lo speciale 90. Ma capiamo il perché questo numeretto 13 è importantissimo dalla condizione rara del quadrato di numeretti a Bari e Roma. E allora vediamo la condizione. Alla ruota dell'8 di Bari è arrivato proprio l'altro ieri sera, il 47, è il primo triplone figurale dal 471, quindi 147, vedete che è un distanziale 3 ed è il triplone figurale perfettamente isotopo alla ruota di Roma. Abbiamo 6, 9, altro triplone figurale dal 3, 6, 9. Bene,
bene. Allora, 7 più 6 conferma il 13, 4 più 9 conferma il 13, 13, ottimissima ambata alla ruota di Bari e Roma. All'inizio del portale ci sono due ambisecchi che potete unire anche in ambo terno secco, perciò è importantissima questa valutazione. Mi raccomando, perché vedete che questa condizione dei numeretti è importante, è una condizione rara, alle volte esce il quadrato di numeretti, ma rarissimamente escono i triploni figurali isotopi, e martedì sera sono usciti. È chiaro che io e Marco abbiamo valutato veramente il minimo, due ambisecchi, perché nelle conferme e riconferme il risultato era sempre quello, e il 13 era anche il risultato di un abbinamento della quadratura di numeretti. Allora, Bari-Roma, due ambisecchi. Seconda informazione, grazie Marco per aver lasciato i due ambisecchi con l'89, un 89 veramente importante. E poi attenzione, ambo eterno con il 90. Bene, questo 90 è un 90 importante, particolare alle ruote alte, perché nella sequenza dell'1,90, del 5,90, dell'8,90, attenzione, perché manca proprio questo ambo e questo terno secco. Ora vostro all'89,34,94,94, tasto 3. Informazione importantissima, informazione valida quest'oggi, perciò fate vostra tramite questo portale questa informazione. E lo sapete che dopo aver ascoltato l'ambo alterno che vi interessa potrete chiudere la chiamata, ma questi due ambisecchi sono proprio i primi due ambi che voi ascolterete, perciò mi raccomando, valutateli bene, valutateli attentamente, perché sono i due ambi con il 13 valido quest'oggi. Quel che provo è un sentimento, un bastimento di emozione, mentre vado ad Agrigento con l'estate in progressione, mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione fino a perder la ragione. Quel che provo è un sentimento, fuga dal fidanzamento, mentre vado ad Agrigento io mi apro al tradimento, mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione fino a perder la ragione. Coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione fino a perder la ragione. Quel che cerco è un argomento per chiarire quel che sento, mentre arrivo ad Agrigento mi si placa ogni tormento, perché qua mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione fino a perder la ragione. Mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione ho trovato una ragione. Yeah. Agrigento, 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 Agrigento,
molto ma molto bene. Abbiamo iniziato alla grande con questo portale importantissimo. È un po' l'ultimo minuto, è un po' chiamata unica, perché avete queste tre informazioni ottime partendo dal Bari-Roma con il 13, due ambi secchi. Allora questa condizione, la condizione dei numeretti, è una condizione rara, è una condizione speciale, perché è chiaro che non tutte le condizioni sono uguali, e avete visto che questo triplone figurale conferma lo stesso prodotto 13 Bari-Roma nei due ambi secchi, l'89 con due ambi secchi, e ringrazio Marco per aver lasciato questi due ambi secchi, e poi c'è anche il 90, un ambo e un terno secco importantissimo per quest'oggi. Quindi chi ha ascoltato questa informazione, beh, ha veramente il meglio di Casalotto. Arianna, adesso parliamo di un grande regista, parliamo di Pedro. Pedro, we love you davvero, e tanti auguri, perché 71 anni per il regista catalano che tutti amiamo. Ah, Almodovar. Eh sì, quel Pedro Almodovar, o Almodovar, che coglie subito l'aria nuova che tira in Spagna e non solo. E nel 1980 confeziona il suo primo film veramente trasgressivo, Pepi Luce Bomba, con la sua icona Carmen Maura. Da allora è un susseguirsi di capolavori e di donne che Pedro ha celebrato e innalzato al ruolo di muse. Oltre a Carmen, anche Rossi De Palma, Victoria Abril e Penelope Cruz. Donne sull'orlo di una crisi di nervi, Kika, Volver, Matador, Tutto su mia madre, sono solo alcuni titoli di una carriera sfolgorante e ancora pienamente attiva. E ci piace, lo sapete, l'abbiamo detto tante volte, è uno dei registi preferiti anche di Marco. Yes, sì, anche a me piace molto. Anche a te piace molto, anch'io mi associo. Non li ho visti tutti come Marco, anche tu li hai visti quasi tutti? Io li ho visti, penso, quasi tutti, penso che comunque li ho visti quasi tutti, forse me ne mancano giusto un paio, forse mi mancano i primi film che comunque Pedro Almodovar ha fatto. Beh, un mattacchione assolutamente. Poi mi piace perché è sempre in grado di comporre uno staff così simpatico, così importante, di attrici, di attori che comunque ci stanno bene per la trama di quel film. Beh, ce lo ricordiamo tutti quanti con dei capolavori, dei successi, ed è chiaro che comunque ci piace ricordare determinate cose quando queste sono veramente belle, come questi film che comunque danno molta, fanno ridere, sono sicuramente simpatici anche nelle battute, nelle trame dei film, un po' mattacchioni queste trame dei film, un po' come lui. Beh, del resto è chiaro che comunque ha avuto un grande successo anche per quanto riguarda la diversità appunto delle trame dei suoi film. Assolutamente un bellissimo personaggio, un bravissimo regista, e tanti auguri. Ci piace, tanti auguri. Allora Pedro, vi anticipo che dobbiamo parlare ancora, guarda, nel menù ci sono le caldarroste. Veramente? È un po' prestino, ma ci siamo quasi. Cos'è, ottobre? Beh, circa? Sì, assolutamente ottobre, anche se secondo me già si trovano in giro le castagne, non le calde arroste, però magari verso ottobre o novembre è proprio il periodo più importante per quanto riguarda questa cosa. Beh, è chiaro che comunque l'altro ieri siamo entrati in autunno, ed è chiaro che anche nelle prossime puntate parleremo un po' del nostro amato autunno. Ci piace molto, guarda, mi piace come stagione, mi piace perché sono nata in autunno, mi piacciono i colori, mi piace proprio la temperatura, mi è sempre piaciuto. Bene. Sì. Va bene, andiamo di là, ti seguiamo lì? Yes, assolutamente sì, allora andiamo a vedere la condizione qua da Casalotto, perché vi voglio confermare questa condizione importante per quanto riguarda il 90, che non è da lasciare assolutamente no, lasciare il 90 sarebbe uno sbaglio, e quindi non dobbiamo sbagliare proprio per quest'oggi. 882 alla
della ruota del Lotto di Firenze, beh, è un urlo per il 90, è una somma 90 fantastica, anche perché il 90 a Firenze è importante per ritardo e per frequenza, quindi è questa la valutazione principale legata al 90 Firenze, un ambo e un terno confermato ancora una volta alla ruota del Lotto di Bari e in questo caso con Milano 69-21 somma 90, ma a Bari 10-80, beh questo 10-80 è una somma 90 e quindi la dobbiamo valutare attentamente, ma ricordiamo che anche sabato sera c'era il 9 terzo estratto, quindi quel 9 terzo estratto è una conferma spaccata del 90 e allora tra Bari e Milano c'è un terno secco, c'è il terno con il 90, io vado in redazione appunto per darvi la possibilità di avere questa informazione veramente importante. Andiamo di là, grazie. Bene, eccomi in redazione ed ecco che l'895095, ripeto 895095, è a vostra disposizione in questo giovedì mattina con la formula del 90 a Firenze. A Firenze abbiamo un ambo e un terno, quindi è importantissima la ruota del Lotto di Firenze ed è chiaro che si può unire anche l'ambo al terno valutando ambo terno quaterna. Firenze, una ruota dove il 90 è attesissimo anche per frequenza e ritardo e in più a Bari Milano c'è il terno con il 90 dalla 21.69, quindi per oggi tutto è solo sul 90, un solo terno secco Bari Milano, un ambo e un terno a Firenze, il 90 non è da lasciare assolutamente perché questo 90 deve toccare proprio quest'oggi 2/3 ruote e allora il portale 895095 oggi vi dà tutto e solo su il 90, valutate attentamente questo portale con una formula importante.
quel numero che se lo amiamo a te, è quel numero che... Molto bene, io sono ancora in redazione perché ho chiesto nuove linee sempre tramite questo 895095, portale importantissimo, portale dedicato al 90 in questa mattina per l'estrazione di quest'oggi. E allora vi ho spiegato prima la condizione, la ruota del lotto di Firenze con l'882 ha un ambo e un terno con il 90, perciò siamo a ruota unica ed è veramente importante ambo e terno perché si può gestire anche ambo terno, quaterna, quindi è veramente una ristrettissima, pensateci, è solo per una ruota. E poi il Bari-Milano con i terzi estratti che sono somma 90-21-69, beh, il terno secco con il 90 ci vuole a queste due ruote, anche perché la ruota dell'8 di Bari, beh, vuole il 90 già da tre estrazioni. E allora questo 90 è veramente importante, importantissimo quest'oggi, anche se martedì non è arrivato, ma attenzione perché è attesa a 2-3 ruote e queste ruote sono le migliori in assoluto per quanto riguarda il 90. E allora ultima possibilità in questa diretta, e con l'895-095 avrete un ambo e due terni secchi con il 90. Via con le vostre chiamate. Molto bene, allora grazie perché molte persone hanno ascoltato questa importante informazione. Ambo eterno con il 90 di Firenze e un solo terno secco a Bari-Milano. Beh, ottima decisione perché il 90 deve arrivare, deve toccare diverse ruote. Beh, ci dispiace che martedì non è arrivato, ma attenzione perché è importante la statistica e semplicemente quando un numero non si presenta o è un pelino in ritardo, è chiaro che magari ci fa rimanere male, ma poi dopo sappiamo il comportamento del 90 che recupera sempre a tante ruote, e il comportamento di quest'oggi può essere appunto che questo 90 a queste tre ruote possa dare l'ambo alterno. Quindi avete ancora la possibilità di avere questa formula importante all'895-095. Arianna. Allora, adesso noi intanto stavamo già parlando di castagni, caldarrossi, so che non è in ordine in scaletta, però se riusciamo a parlarne subito, visto che stavamo già... Di caldarrossi, sì. Ecco, dai. Visto che abbiamo già questo languorino di castagna, bella calda, non so se riusciamo. Ok, dai, allora parlo di questa. Allora, le castagne calde e arrostite... Mm-hmm. Si trasformano in caldarroste per richiamare l'attenzione dei passanti. Quanti di noi sono stati attratti dal profumo inconfondibile e irresistibile delle caldarroste cotte alla brace? Io sono la prima che ogni volta che passo davanti mi prendo un conetto di castagne. La cottura classica prevede l'utilizzo di una pentola particolare che presenta dei grossi fori sulla base,
che permettono alla fiamma di entrare in contatto con le castagne, ma senza bruciarle troppo. Perfette con un buon bicchiere di vino rosso o una tazza fumante di vin brûlé. La ricetta base prevede di lasciarle prima in ammollo 2 ore, questo è un trucchetto, e poi prima di cuocerle praticare su ciascuna castagna il classico taglio trasversalmente per evitare che facciano lo scoppino. Certo, ecco, tagliate così in quel modo. E ecco, vedi, in acqua 2 ore, bisogna lasciarle in acqua 2 ore prima. Beh, ti dico che comunque nella mia vita ho fatto talmente tantissime calde arroste che oramai sono un esperto a livello di padella in primis per quanto riguarda il cucinare le calde arroste, che comunque ci vuole quella padella particolare in ferro con i buchi, proprio per cercare di dare il contatto della brace, di più della brace rispetto alla fiamma, alla calda arrosta, proprio per farla cuocere e nello stesso tempo per fare abbrustolire la buccia. È chiaro che l'incisione va fatta anche per quanto riguarda una praticità nel sbucciare la castagna, e poi il trucchetto, sì, confermo che è quello di inumidire le calde arroste e le castagne in questo caso, perché così risultano un po' più morbide e meno secche. E poi un altro trucco fondamentale per quanto riguarda le calde arroste sicuramente va bene il fuoco, poco fuoco, più brace per quanto riguarda un'ottima cottura delle calde arroste, anche perché il fuoco troppo aggressivo può annerire e bruciare comunque le calde arroste. Ma per quanto riguarda la brace è assolutamente la migliore, di conseguenza adesso è proprio il momento, magari anche ancora un 2 settimane, e poi io penso che anche le nostre castagne italiane nei castagneti che ci sono in montagna, nei boschi, saranno anche pronte. Bisogna andare a caccia allora. Sì, bisogna andare a caccia, soprattutto la brace è importante per quanto riguarda la cottura delle calde arroste. E poi sai benissimo, Arianna, che tra fuoco e brace mi intendo molto, quindi... Mamma mia, sei bravissimo! Bravissimo a fare i grill, barbecue, a fare calda arrosta, però non me l'hai mai fatta. Te le farò, dai, adesso con le prime castagne te le farò. Oh, che sogno. Pensa che mi sono comprata, abitando a Milano, appunto non ho possibilità di fare la brace, mi sono comprata la pentola con i buchini, con i fori. Ho provato a farle sul gas, ma ovviamente non era... Però non va bene sul fuoco. No, nel forno, sul fuoco assolutamente non va bene, anche perché hanno un gusto completamente diverso e poi comunque non vengono buone, secondo me si intossicano pure, perché comunque il gas è sempre gas, quindi ci vuole la brace e ci vuole il legno. Lo so, ma non avendocelo a Milano. Infatti, all'aperto, andremo in strada a fare un fogarellino, 4 calde arroste e via. Esatto. Bene bene, molto buone, e poi chissà quando le potremo mangiare. Io ti seguiamo sempre di là. Assolutamente sì. Allora, un altro importantissimo consiglio legato al numeretto 9, dove il numeretto 9 ha un'altissima frequenza anche in questo mese di settembre, e proprio martedì sera ne sono usciti ben 2. Attenzione, questo 9 ha un ambo secco, il miglior ambo secco, quindi numeretto 9 importante proprio quest'oggi, è un ambo, quindi è alla portata veramente di tutti voi. Nello stesso portale, quindi nella stessa chiamata, abbiamo anche un solo abbinamento per il 9,90, e allora noi non demordiamo con il 9,90, non demordiamo con questo abbinamento, anzi attenzione, perché proprio nei conteggi questo abbinamento è importantissimo, sia con il 9 ma anche con il 90, perciò se dovesse proprio arrivare 9,90 con questo abbinamento, beh, terno sarà fatto. E allora, formula importantissima in questo portale, andiamo di là, grazie. Grazie. Un
Un consiglio fantastico tramite l'892277, ripeto 892277, e dopo il tasto 3 voi avrete la possibilità da rete fissa e dai cellulari di sapere dove, come, quando e perché valutare il numeretto 9. Un ambo secco, due numeri secchi fantastici, allora attenzione, trattatelo bene questo ambo con il 9 e poi c'è un abbinamento per il 990. Sì signori, un solo abbinamento, perché questo abbinamento andrà benissimo sia con il 9 ma anche con il 90. Quindi formula super ristretta ora vostra all'892277. Non perdete questa informazione perché è importantissima. Bene, siamo agli sgoccioli anche di questa prima diretta del giovedì, allora attenzione perché ho fortunatamente la possibilità di riparlare dell'89-34 94-94 con la super condizione dei numeretti isotopi del doppio triplone figurale, il 7 e il 4 di Bari e il 6 e 9 della ruota dell'8 di Roma. Attenzione perché non sono numeretti qualsiasi, sono due triploni figurali isotopi
endoscopi e attenzione perché confermano il 13. E questa condizione sinceramente ha un valore aggiunto, ha una marcia in più. E allora attenzione perché ci sono due abbinamenti per due ambisecchi con il 13, Bari e Roma. Fate vostra questa informazione all'inizio del portale. Abbiamo l'89 a Roma-Venezia con due ambisecchi. Un ringraziamento va a Marco per aver lasciato questi due ambisecchi. E poi il 90 Ambo Terno Secco alle Ruote Alte. Fantastica informazione, soprattutto numeretto e 90. Beh, questo è quello che vi manca e che dovete avere. Lo avrete adesso all'89 34 94 94, tasto 3. Da tutta la rete fissa e da tutti i cellulari sapete bene che quando avrete ascoltato l'ambo alterno che vi interessa potrete chiudere la chiamata, così facendo avrete risparmiato. Oh yeah, uh-uh. Oh yeah, uh-uh. Oh yeah, uh-uh. Send the bros go smashing in. Oh boy, the best team I ever seen. They come around every night and day. All these boys can really play. Oh, Saint Ambrose. Oh, Saint Ambrose. Come on now, my brave boys. They bring peace and so much joy. Come on now, my brave boys. They bring peace and so much joy. Pour la vie, nous jouons. Notre nom est Saint-Ambreuse. Notre équipe est très heureuse. Thank you.
Buona mattinata a tutti quanti voi, noi ci vediamo nel pomeriggio, 14.30, per poi andare a vivere quella che sarà questa sera un'altra nuova estrazione. In bocca al lupo intanto, ciao Leo! Ciao Arianna, buona continuazione e buona giornata a tutti voi che avete seguito Casalotto. Mi raccomando, continuate a sfruttare i nostri portali per gli aggiornamenti. Alle ore 14.30, nuova diretta del pomeriggio, sempre da Casalotto. A dopo e grazie. Ciao! Ciao.